Welcome back Guardians, guarda che vi parla e bentornati o benvenuti nel mio canale. Quest'oggi sono qua con un glitch assurdo, ma veramente assurdo, che vi permetterà di oltrepassare ogni parete del gioco e che ho visto dal canale di Esoteric, quindi vi lascerò sia il video che il canale di Esoteric in descrizione. Per fare questo glitch ci serve l'emote di Tess Everis, che vende questa settimana, e basta. L'emote in particolare è questa qui. Questo passo di danza veramente ambiguo, che però appunto è utile per attraversare ogni parete del gioco. Io per adesso l'ho provata soltanto in torre e ho avuto il 100% di soddisfazione perché ho attraversato ogni parete che volevo, ma credo che possa funzionare anche negli altri pianeti, anche credo nel rifugio. In ogni caso, quello che dovete fare è veramente semplicissimo. Comprate le moto ovviamente, poi vi attaccate ad un muro qualsiasi della torre, fate sì che il vostro personaggio non si veda più. E fate le emote. Una volta fatte le emote, il personaggio andrà una volta avanti e una volta indietro. Quando va indietro e oltrepassa e si bugga con il muro, voi premete cerchio o comunque vi abbassate. E quando vi abbassate, il personaggio verrà teletrasportato all'interno del muro e quindi voi sarete nella stanza opposta al muro. In questo caso, come potete vedere, sono andato ad esempio dentro un muro a caso dove c'era Shax, sono andato anche dentro il muro che c'è che divide dei guardiani da Tess Everis e dall'amministratrice. Insomma, è veramente assurdo come cosa, cioè ci sta troppo come glitch, quindi assolutamente dovevo portarvelo anch'io. Poi riguardava le emote, quindi ho una motivazione in più per portarvi questo video. Con questo però è tutto ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto anche se breve. In futuro porterò altri glitch e bug che vedrò dagli altri canali o comunque che scopro, ma solo se sono divertenti e utili, tra virgolette, come questo. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella guardiani!